Ma soprattutto c'è un altro tema, che è quello che forse più di tutti sta turbando i sonni dei decisori a livello continentale, ed è il tema della crisi e la scarsità delle risorse. È un tema di portata geopolitica addirittura. È quel problema per il quale ci sono le cosiddette economie crescenti, paesi del BRIC, no? Brasile, Russia, India, Cina, ma poi questi si tirano dietro, Thailandia, Indonesia, eccetera, eccetera, eccetera. E questi paesi, sono miliardi e miliardi di persone, stanno esercitando una pressione crescente sul mercato internazionale delle materie prime, petrolio, metalli, terre rare, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, noi europei siamo una fetta relativamente piccola della popolazione mondiale, ma soprattutto siamo un territorio piccolo, povero di materie prime. Fino ad adesso siamo stati un'economia soprattutto di trasformazione, che andava a prendere risorse in altri continenti, li trasformava alimentando i propri processi produttivi a livello locale. E questo non è più possibile, non è più possibile, perché le risorse primarie non bastano per tutto il mondo in uno scenario in cui le altre economie, quelle che servono miliardi di persone, stanno crescendo. Allora, la cara e vecchia e saggia Europa ha detto: forse vale la pena di vedere che cosa c'è in quelle vere e proprie miniere urbane, perché così cominciano ad essere chiamate, che sono le nostre pattumiere. Perché recuperare materiale significa assicurare gli approvvigionamenti al circuito industriale locale. Volete due evidenze di questa cosa? Primo, le grandi società di consulenza internazionale, quelle che giudicano la profittabilità degli investimenti nei diversi territori del mondo, hanno cominciato a individuare tra i fattori di profittabilità degli investimenti la capacità di riciclaggio dei diversi territori, perché la capacità di riciclaggio è direttamente correlata alla indipendenza degli approvvigionamenti del sistema industriale. Ma volete una declinazione concreta, pratica, di quello che vi ho appena detto? La Fiat, che per qualche giorno nel 2013 ha dovuto sospendere le catene di montaggio perché mancava la plastica per fare i cruscotti. E io sbattevo la testa contro il muro perché pensavo a tutta la plastica che mandiamo in incenerimento in discarica. Se la Fiat avesse cominciato a fare come fa la Piaggio a Pontedera, che prendono il Plasmix, cioè tutta la plastica eterogenea che avanza dopo le selezioni delle plastiche da raccolta differenziata, ma la stessa cosa la si può fare da rifiuto residuo. E che cosa fa la Piaggio? Tramite processi di densificazione e estrusione trasforma quel Plasmix nelle scocche e nei motorini. La stessa cosa la potrebbe cominciare a fare la Fiat. Quindi riciclare significa garantire indipendenza agli approvvigionamenti del circuito industriale, ed è anche e soprattutto per questo motivo che dalle istituzioni europee continuano ad arrivare segnali importantissimi che continuano ad andare nella direzione della massimizzazione del riciclo. Nel 2012 ci sono state due risoluzioni importantissime dell'Europarlamento, una del 20 aprile, l'altra del 24 di maggio, sostanzialmente dicono le stesse cose, e cioè, se vedete la seconda parte di questa risoluzione, dal punto e virgola in poi, dopo Unione Europea, dopo UE, l'Europarlamento ritiene che esso, il settimo programma quadro di azione ambientale, cioè la Commissione Europea nel definire il settimo programma quadro, debba fissare obiettivi di prevenzione, riutilizzo e riciclaggio ancora più ambiziosi di quanto non siano adesso. Beh, adesso è il 50%, ma non ci si ferma qua. Allora, chi è che è utopico? È rifiuti zero o l'Europarlamento che ci segue a ruota e dice le stesse cose? Inclusa anche una netta diminuzione della produzione dei rifiuti. Il tema del disaccoppiamento tra crescita economica, produzione industriale e prelievo di risorse e generazione di rifiuti a monte e a valle della produzione industriale. Allora, guardate, nel 2014 è in corso la revisione delle direttive europee che sovrintendono alla gestione dei rifiuti. Tra l'altro, in gran parte questa revisione verrà completata sotto la presidenza italiana il secondo semestre del 2014. Noi non sappiamo ancora quello che sarà il risultato numerico finale della revisione, cioè quali saranno gli obiettivi che verranno adottati e quant'altro, ma di sicuro ne conosciamo la direzione. Quello che dicevo, gli obiettivi di riciclaggio saranno ancora più ambiziosi. E già l'Europarlamento sta parlando di riadottare
l'obiettivo che era stato proposto nel 2008, quando venne discussa la prima versione della nuova direttiva quadro sui rifiuti, cioè il 70% di recupero di materia. Poi la Commissione rispetto all'Europarlamento sono quelli che fanno sempre quelli più equilibrati, bilanciati, se vogliamo dire. Mi piace chiamarli così. No, ma non si può essere troppo velleitario. No, è un po' quello che dicevano all'assessore Monguzzi in Lombardia quando aveva adottato la legge regionale che prevedeva il 25% di raccolta differenziata. Tutti i tabù sono stati abbattuti fino ad adesso, non riesco a capire perché non si debba considerare il 70% una barriera conseguibile e oltrepassabile di slancio. Allora, giusto per dare un inquadramento complessivo al nostro percorso logico sul rifiuti zero e cominciare a capire come funziona nel concreto rifiuti zero, ci sono diversi modi per descrivere rifiuti zero. Chi di voi ha avuto la fortuna di sentire Paul Connett o Rossano Ercolini avrà visto che loro usano un modo molto suggestivo, molto colorito e quant'altro, che sono i 10 passi verso rifiuti zero, che saranno sostanzialmente sottesi, no, alle mie presentazioni adesso questo pomeriggio. Però mi piace anzitutto anticipare un concetto che sintetizza ancora meglio, a mio avviso, quello che è il rifiuti zero e perché il rifiuti zero costituisce il superamento delle attuali strategie europee di gestione dei rifiuti. Allora, voi conoscete le famose 3R: riduci, riusa, ricicla. Gli americani ce ne mettono una quarta, che è ROT, composta, fai degradare la tua sostanza organica. Noi non abbiamo la R corrispondente in italiano, però fino ad adesso con queste 4R siamo nell'alveo, nel solco di quello che dicono le strategie europee: riduce, riusa, ricicla. Nel concetto di riciclaggio c'è anche il compostaggio. Poi le strategie europee allo stato attuale dicono: c'è un po' di rifiuto residuo, beh, il rifiuto residuo magari puoi bruciarlo anziché metterlo in discarica. Eh no, il rifiuti zero dice, è lì appunto che viene il bello. E allora interviene la quinta R, che è la più importante, che costituisce il superamento delle strategie europee, cioè redesign, riprogetta continuamente il tuo sistema. Due declinazioni della riprogettazione: una è la riprogettazione continua del proprio sistema di raccolta per renderlo sempre più fit for purpose, cioè adatto allo scopo di massimizzare le raccolte differenziate. Che cosa faccio? Anche quando sono arrivato al 90% di raccolta differenziata a Capanno e con la Ponte nelle Alpi, prendo il rifiuto residuo, apro il sacco, vedo che cosa c'è dentro e capisco che cosa mi rimane da fare per andare ancora oltre. E questa è la riprogettazione locale, ma poi c'è la riprogettazione industriale, cioè il fatto che quella stessa operazione di analisi di quello che rimane nel rifiuto residuo, se per la parte di materiali riciclabili e compostabili può determinare la riprogettazione del sistema di raccolta per renderlo ancora più efficiente, per la parte di materiali non riciclabili e non compostabili, molto materiale usa e getta, materiali poliaccoppiati e quant'altro, ecco, questa deve fare appello alla responsabilità industriale. Abbiamo un problema: questo materiale non è riducibile, non è riutilizzabile, non è riciclabile, non è compostabile. Tu, industria, prenditi carico e responsabilità di questa cosa per renderlo riducibile, riciclabile e compostabile. Quindi, che cosa fare localmente per implementare la strategia delle 5R? Primo, la raccolta differenziata porta a porta, incluso l'organico. Ormai ci sono evidenze diffusissime, clamorose, incontrovertibili del fatto che per arrivare a certi tassi di raccolta differenziata solo il porta a porta. Altri sistemi non sono adatti. Non sono adatti a generare alti tassi di raccolta differenziata, ma tenendo al contempo bassa la produzione specifica del rifiuto, perché qui in Emilia Romagna c'è una strategia operativa che non è del tutto sbagliata, cioè quella di andare a servire il mondo delle imprese, l'assimilazione larga del rifiuto. Va bene, ok, io vado dall'impresa, dall'azienda, intercetto alla fonte un materiale che è monospecifico e quindi fortemente evocato al riciclaggio, e con ciò stesso faccio una cosa importante e intelligente. Però se io mi baso solamente su quello per alzare i tassi di raccolta differenziata e non riesco invece ad incidere sul rifiuto delle famiglie, avrò ancora i 300-400 kg abitante anno di rifiuto delle famiglie che ha bisogno di trattamento o smaltimento. E quindi bisogna essere in grado di fare entrambe le cose, cioè
ridurre il quantitativo complessivo di rifiuti e contestualmente massimizzare i tassi di riciclaggio, incidendo sul rifiuto delle famiglie, oltre che poi, separata sede, sul circuito dell'impresa. Poi, le pratiche di riduzione della responsabilità della comunità. Quando si parla di riduzione spesso si dice, vabbè, ma questa è una questione di ecodesign, di imballaggi, che può fare un sindaco? No, vedremo che ci sono tante cose che si possono fare da subito a livello locale, sono le cosiddette azioni a pronto effetto, come le chiamiamo noi. La tariffazione puntuale è un altro piccolo grande salto. In sistemi già consolidati che generano il 70-80% di raccolta differenziata, col porta a porta, si introduce la tariffazione puntuale e si guadagna un altro 10%. Di sicuro il porta a porta è quello che fa fare il grande salto, è quello che il mio amico Paul Connett chiama the springboard to zero waste, il trampolino di lancio verso i rifiuti zero, perché col porta a porta io tre quarti o quattro quinti del problema riesco già a risolverlo, o se vogliamo a fare i tre quarti o i quattro quinti del percorso. Gli impianti e sistemi per il compostaggio, perché se per i materiali di imballaggio io mi posso riferire al sistema CONAI o al libero mercato, perché poi ci sono intermediari per i materiali di macero che spesso pagano anche meglio di quanto paga CONAI, perché loro incidono su quella che è la clamorosa differenza tra i valori di mercato a livello internazionale del macero e quello che viene riconosciuto da CONAI. Allora c'è spazio per loro per fare una proposta chiara, seria, precisa ai comuni dicendo guarda, io ti riconosco di più di quanto ti dà CONAI perché io comunque ho ancora spazi per guadagnarci. Questo per quanto riguarda i rifiuti di imballaggio, carta, vetro, plastica, lattine e così via. E per quanto riguarda l'organico invece, che è il più grande contributo alla raccolta differenziata, il sistema si deve strutturare. A livello locale ci vogliono capacità operative per il compostaggio. Poi l'analisi del rifiuto residuo. Quando arriva a un certo livello, analizza il rifiuto residuo e quello è uno strumento diagnostico potentissimo per capire che cosa ancora mi rimane da fare per andare nella direzione virtuosa e massimizzare ulteriormente i tassi di raccolta differenziata oppure minimizzare ulteriormente i quantitativi complessivi di rifiuti. E poi l'individuazione, sempre mediante l'analisi del rifiuto residuo, individuazione di spazi per l'ulteriore miglioramento del sistema anche tramite il feedback e il riscontro da dare alla responsabilità industriale, per dire migliore progettazione, rendiamo i materiali più riciclabili, più compostabili, eccetera, eccetera, eccetera. E senz'altro il caso delle capsule di caffè, di cui si parlerà dopo, è uno dei casi di studio più importanti, clamorosi da questo punto di vista, perché nella capsula di caffè noi abbiamo un materiale che è riciclabile e un materiale che è compostabile. Quando sono messi insieme non sono né riciclabili né compostabili, nelle comunità rifiuti zero ci troviamo il rifiuto residuo pieno di capsule di caffè e allora ben vengano tutte le azioni a correzione di questa cosa. Va bene, di questo parleremo, mamma mia, saltato tutto qua, tutta la grafica è saltata. Prima di concludere questa parte, volevo condividere con voi anche questo concetto. Noi fino adesso abbiamo parlato di percentuali, però la percentuale può essere una percentuale di poco o di tanto. In realtà io ho già introdotto questa valutazione quando vi dicevo, sì, in Emilia-Romagna con l'assimilazione larga del rifiuto del sistema delle imprese si riescono a conseguire degli obiettivi di raccolta differenziata abbastanza alti, ma allargando il quantitativo complessivo dei rifiuti. Caso tipico di Reggio, la provincia di Reggio Emilia o l'Emilia-Romagna, no? Reggio Emilia vanno verso il 60%, forse quest'anno l'hanno superato il 60%, nel 2013, il 60% di raccolta differenziata, con una produzione però specifica di rifiuto che è dell'ordine di 700 kg abitante anno, quando in Veneto gli stessi risultati si hanno con produzioni specifiche di 450 kg, per cui anche togliendo il 60% da 700 kg, vuol dire che avanzano 280 kg abitante anno di rifiuto da mandare a smaltimento, che non è poco, non è poco. Per cui dovremmo cominciare a ragionare secondo altri parametri che misurano la virtù. Questi sono i risultati di uno dei nostri Zero Waste Champions, campioni rifiuti zero che noi portiamo come la Madonna Pellegrina in giro per il mondo, sono stati anche a un'iniziativa della Commissione Europea due settimane fa, Eco Innovation ad Hannover, e c'era anche Potocnica ad ascoltare queste cose. E forse anche per questo Potocnica ha recentemente deciso di non finanziare più l'inceneritore di Ljubljana, la capitale della Slovenia, nonostante quella sia la sua constituency, il suo bacino elettorale. Questo è un bel segnale, vuol dire che Potocnica ha cominciato a crederci davvero nelle cose che diciamo da tempo, no? Fatto sta che
Consorzio Contarina in 10 anni, ma in realtà in meno tempo, e se vedete dal 2000 al 2004 che c'è la trasformazione virtuosa del sistema, e consente di arrivare attorno al 70-75% di raccolta differenziata. Quindi noi diciamo, non si può fare in una notte, ma non servono 2 ere geologiche. È una questione di medio termine, 4-5 anni. In un singolo comune lo si può fare in qualche mese, no? Soprattutto in quel momento virtuoso della scadenza dell'attuale appalto o dell'attuale contratto di servizio. Perché alla scadenza dell'appalto è semplicissimo, si determina il nuovo capitolato d'appalto secondo i nuovi criteri di raccolta, lo si fa in condizioni di competitività operativa tra diversi soggetti, e i vari soggetti che vogliono e sono in grado di erogare quel tipo di servizio vengono a fare la loro offerta economicamente più vantaggiosa. Perché dico allo scadere del vecchio appalto? Perché se lo si fa nel corso di un appalto esistente, fino a quando l'appalto non scade, evidentemente c'è una condizione di monopolio d'offerta da parte dell'appaltatore. Quindi la cosa non è fatta in condizioni di competitività economica. Cioè l'appaltatore ti dice, va bene, io faccio quello che mi chiedi, e però mi genera degli extra costi. Poi in realtà siamo riusciti anche ad affrontare queste cose. Come Scuola Agraria del Parco di Monza abbiamo dato sostegno istituendo una sorta di procura tecnica per conto delle amministrazioni comunali, siamo andati al confronto vedendo voce per voce quelli che erano gli incrementi di costo che venivano paventati dall'appaltatore. Però siccome sono 8.800 i comuni italiani, noi non possiamo essere contemporaneamente in tutti. Allora quello che noi normalmente diciamo è, signori, alla scadenza dell'appalto in essere, nuovo capitolato, oppure quando bisogna rivedere il contratto di servizio, quello è il momento virtuoso per la trasformazione virtuosa del sistema. Però loro arrivano all'83%, sono i due consorzi Priula e Treviso 3, i due sub-bacini che collettivamente costituiscono il Treviso 3, il consorzio Contarina. Però la cosa più importante, qua sono saltati i numeri, sono 350 e 336, sono i chilogrammi abitante anno di produzione specifica di rifiuto, cioè nel contempo, oltre ad aumentare i tassi di raccolta differenziata, sono riusciti a contrarre progressivamente l'ammontare complessivo di rifiuto. E il risultato congiunto di queste due azioni, cioè contrazione dell'ammontare dei rifiuti e aumento dei tassi di raccolta differenziata, qual è stato? La minimizzazione del rifiuto residuo mandato a smaltimento. Questi sono i dati del 2011, in realtà nel 2013 sono scesi sotto i 50 kg abitante anno di rifiuto residuo da mandare a smaltimento. 50 kg abitante anno. Se vi ricordate quello che dicevamo della Lombardia, no? La Lombardia ha 10 milioni di abitanti, una previsione di 1.200.000 tonnellate, sono 120 kg. Si può essere contenti rispetto alla situazione, ad esempio, della provincia di Reggio Emilia, che dicevo poc'anzi. Però io dico si può fare ancora di più, per questo dico non ci fermeremo lì. Con 50 kg in Lombardia ci sarebbero 500.000 tonnellate nel medio termine di produzione specifica di rifiuto. E lo stesso calcolo lo potete fare a livello regionale dell'Emilia Romagna, a livello provinciale di Bologna, a livello di bacino, di questa bellissima valle e quant'altro. Mi era venuta in mente una cosa, ma adesso mi è sfuggita. Va bene, abbiamo tanto tempo per farmela tornare in mente. Quindi noi dobbiamo ragionare sulla minimizzazione del rifiuto residuo in chilogrammi abitante anno. Cominciamo ad utilizzare questo come parametro della virtù dei vari comuni in cui noi interveniamo o che vogliamo giudicare o che vogliamo stimolare e così via. Bene, ciò detto, prima tazza di caffè virtuale delle tante che ci prenderemo oggi pomeriggio, se ci sono domande ho tante risposte da darvi. Posso? Prego. Sono rimasto colpito da discorso di... Scusate, mi è venuto in mente la cosa che vi dovevo dire, perché mancava un dato di riferimento del consorzio Contarina. Non è che sono 4 villaggetti con le case di marzapane, sono 50 comuni per una popolazione complessiva di 530.000 abitanti, cioè equivale a una media provincia italiana, consorzio Contarina. Questo significa che quelli sono risultati assolutamente conseguibili a livello di area vasta, che sono le nostre unità di programmazione, le province. Assolutamente. Perdonami. Massimiliano Renzi, Castenaso, Movimento 5 Stelle. Volevo chiedere, si parlava di hub dell'incenerimento dell'Emilia Romagna, no?
cosa significa magari un po' più nel profondo e dove sta scritta questa cosa se uno volesse trovare un documento ufficiale? Sì, è il collegato ambientale alla legge di stabilità, che è stato proposto per la prima volta in bozza a novembre del 2013 dall'allora ministro Orlando, adesso è stato portato dal nuovo ministro, il vostro conterraneo Galletti, al dibattito parlamentare a febbraio, con una nuova bozza che però su questo tema di cui stiamo parlando non modifica la bozza precedente. Si chiama Rete Nazionale degli Inceneritori, cioè sostanzialmente il collegato ambientale dice: istituiamo una moratoria temporanea sulla costruzione di nuovi inceneritori. Voi direte, bene, no, lo ricordo bene. Però questo viene fatto con l'intenzione di fare una verifica a livello nazionale di disponibilità e necessità di capacità di incenerimento. Voi vi rendete conto che il primo è un concetto matematico, quanti sono gli inceneritori attuali? La necessità invece è un concetto che logicamente mi sfugge, come se fosse obbligatorio avvalersi dell'incenerimento e non si potesse fare nient'altro. Ad ogni modo la cosa che viene fuori è una strategia ben precisa, cioè il fatto che i territori con eccesso di capacità di incenerimento, tipicamente Lombardia e Emilia Romagna, dovrebbero servire i territori che non hanno inceneritori. Cioè tipicamente le Marche hanno deciso di fare un piano regionale senza incenerimento, ma soprattutto il Lazio e la Campania, che sono sempre in situazione di equilibrio instabile da questo punto di vista, no? Questa cosa l'ho segnalata subito il primo giorno che uscì il collegato ambientale, io mandai una delle mie note informative un po' a tutta la rete Rifiuti Zero, a quelli che all'epoca già conoscevo, con voi non ci eravamo ancora conosciuti perché ci siamo conosciuti all'inizio di dicembre a Capannori, e sostanzialmente ravvisandone i rischi, i pericoli. Poi però devo dire che la cosa ci è servita in Lombardia per fare tabellare questa delibera sul decommissioning, perché oggettivamente in Lombardia, essendoci una giunta leghista, immaginatevi com'era difficile per loro gestire politicamente il tema dell'arrivo del rifiuto di Palermo di Napoli, no? Allora in questo ci abbiamo sguazzato alla grande, il vostro collega Gianmarco Corbetta gliel'ha detto in perfetto dialetto lombardo, uè, gli ha detto, allora, ed è stato Svegliez, no? Svegliati, l'assessore Terzi, assessore leghista alla partita sulla questione dell'assessore all'ambiente della regione, il giorno dopo che gli abbiamo fatto presente la cosa ha cominciato a dichiarare a tutti i giornali bisogna chiudere gli inceneritori. In Emilia Romagna il gioco non ci è riuscito, per il momento ovviamente non stiamo abbandonando la linea del fronte, è molto più difficile in Emilia Romagna per tanti motivi che presumo non vi sfuggano, ma sui quali torneremo nell'ultima parte della mia presentazione. Ne riparlerete dal 26 maggio. Ne riparlerete dal 26 di maggio, sì, senz'altro. Lì dietro. Francesca Luzzo, lavoro all'ARPA, ma sono qua in sede primaria. All'ARPA, l'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale. No, volevo farle delle domande, trovo molto interessante questo convegno. Convegno? Ho un gruppo di lavoro. Insomma. È una chiacchierata. Sì, volevo chiederle alcuni riferimenti sulle quelle cose che ha detto. I 200 comuni su cui state lavorando, ad esempio, che estensione hanno come numero di abitanti medi? Sono 4,5 milioni di abitanti, per cui sono circa 20.000 abitanti per ogni comune. Quindi mediamente, sì. Insomma, 20.000 è più della media nazionale. Della media nazionale sono 8.000 comuni per 60.000 abitanti, quindi la media nazionale sarebbe un po' meno di 10.000 abitanti. Sì, no, parlo di... Voi sapete questa... A me piace poi fare digressioni, scusatemi, ditemelo se la meno troppo per l'AIA, ma... Italia, Inghilterra e Francia hanno la stessa popolazione, 60 milioni di abitanti. In Inghilterra 60 milioni 400 comuni, in Italia 60 milioni 8.800 comuni, in Francia 60 milioni 32.000 comuni ci sono. Hanno combattuto la disoccupazione in Francia, facendo sindaci e assessori. Va bene. C'era dell'altro che mi volevi chiedere. Sì, un po' di domande qui, va bene, naturalmente faccio spazio alle altre domande, però siccome mi sto occupando di queste cose perché. Siamo in APA, stiamo naturalmente, voi sapete che c'è il piano regionale che in fase è stato adottato a febbraio ed sarà adesso in fase di osservazione da parte di tutti i cittadini e delle autorità ambientali e quant'altro, per cui siamo in fase di predisposizione di osservazioni in parte che stanno predisponendo tutte le varie province, ARPA e quant'altro.
Quindi praticamente le mie domande sarebbero parecchie, perché sono, cioè, ci sto lavorando, per cui sono molto interessata a questo discorso del rifiuto zero. Sono d'accordo con lei che si tratta di un viaggio piuttosto che una conquista immediata, per cui parlare di questi obiettivi qua è fantastico ed è giusto farlo, insomma. Però insomma non mi sembra che siamo messi così male in Emilia Romagna, come diceva lei, no? Cioè voi avete il 10% per 5 anni, noi abbiamo 25. Disastro, siamo in Emilia Romagna. Vabbè, poi ognuno ha il suo punto di vista. Come dice il vostro conterraneo, ave me, la seguo Luca. Spero si possano avere punti di vista differenti. Assolutamente. No, 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 allora, intendiamoci, come in qualunque situazione, guarda, ti ringrazio perché è molto stimolante la tua presenza qui. Io tra l'altro avevo una delle varie presentazioni in cui ho spezzettato il pomeriggio, che è relativa forse agli elementi che più di tutti vi servono per conformare il vostro giudizio, il vostro commento alla proposta di piano regionale. Perché come sai il piano regionale fa anche la VAS e l'ancora soprattutto all'efficienza energetica del sistema. Io contesto radicalmente questo tipo di approccio, anche perché poi restringe moltissimo i confini del sistema che viene individuato, cioè qual è l'intensità di consumo di energia in ogni tipo di impianto, di consumo di produzione di energia, senza considerare invece la cosiddetta embedded energy, cioè l'energia incorporata nei materiali che io vado a recuperare. Questo è un errore concettuale madornale. Io devo dire che l'ho detto in un paio di incontri che proprio in provincia di Reggio Emilia, perché noi stiamo lavorando con la provincia di Reggio Emilia, su quella che l'iniziativa, l'unica iniziativa eretica rispetto alla previsione di fare un cammino in ogni provincia in Emilia Romagna. La provincia di Reggio Emilia ha deciso di chiudere l'inceneritore di Cavazzoli e di fare... Sì, per Ravenna viene prevista la chiusura da qua a 2 anni, mi sembra, per Piacenza, Tecnoborgo al 2020. Ad ogni modo Reggio Emilia ha deciso di non fare il nuovo inceneritore e di lavorare sulla fabbrica dei materiali. L'obiezione che mi sono visto porre dalla dirigenza della regione era che è un impianto energivoro, però loro terminavano l'analisi all'energia che serve per far funzionare l'impianto e non all'energia recuperata tramite l'utilizzo di materie prime e secondarie. Io ce l'ho una presentazione, poi non so se avremo il tempo di inserirla questa cosa, però una presentazione su questa cosa c'è. Di sicuro l'altra cosa su cui attiro la sua attenzione è il fatto che l'Emilia Romagna, è vero, ha dei tassi di raccolta differenziata relativamente elevati, ha superato già il 50% di raccolta differenziata, il 52% secondo l'ultimo rapporto dell'Osservatorio Nazionale Rifiuti, però ha una produzione specifica di rifiuto che è marcatamente superiore ad altre regioni. E se si dice è per il turismo, la cosa va messa a paragone con il Veneto, che ha Venezia, che ha Jesolo, che ha la Riviera del Brenta, che ha le Dolomiti, che ha Treviso, insomma tanti posti turistici, ma fa 450.000 abitanti all'anno di rifiuto, non ne fa 700. Questa è un'altra cosa, una debolezza, cioè 25% rispetto a 700 kg. Mi sembra un po' come quei supermercati che dicono ti faccio lo sconto del 10% ma prima ti raddoppiano il prezzo. No. Queste cose le sappiamo dire con le opportune perifrasi di cortesia quando vanno dette alla regione. Però è una criticità del sistema emiliano di sicuro questa cosa. Comunque avremo modo di tornarci. Io ho una questione che cosa. Sinceramente non lo so, magari ci sono altri vantaggi relativi a leggi a disposizioni regionali che io non conosco, magari sui finanziamenti, o sinceramente non lo so. Non lo so. Se posso chiarire, volevo chiedere questo, nel porta a porta lasciare magari inizialmente l'organico con un battitore o con un incassamento a disposizione per evitare il lamentele dei cittadini di avere l'organico in casa, è una sciocchezza che implica una percentuale molto elevata di perdita di differenziata. Ahimè sì. Però ne parliamo nella parte successiva, che è quella sulla raccolta differenziata, in modo che vediamo tutti quelli che sono i parametri operativi per l'ottimizzazione dei sistemi di raccolta differenziata. Fortunatamente abbiamo le indagini di customer satisfaction, di soddisfazione dell'utenza, che ci dicono invariabilmente che la stragrande maggioranza della popolazione con la trasformazione virtuosa da cassonetto a porta a porta è contenta.
Poi abbiamo quelli che non sono contenti, ci sono, ma l'importante è acquisire la consapevolezza statistica, sostanziata da evidenze statistiche, che chi urla o